Salve, mi si chiede di parlare su qual è la mia esperienza nei confronti del copyright, quindi della tutela delle nostre immagini fotografiche da parte di un uso fraudolento. È un'esperienza che inizia ben prima della rete. Io ho subito il furto delle mie immagini da parte di un editore milanese di rilievo nazionale, direttamente riprodotte con scansione dai miei prodotti editoriali e ripubblicate sui loro, e questo successe in epoca antica, quindi non è un vizietto che sia tipico dei nostri tempi. È sempre successo che qualcuno abbia tentato di rendere economico quello che stava facendo, portandosi a casa gratis delle immagini realizzate invece da qualcun altro che avrebbe avuto ben diritto a ricavarne un ritorno economico di qualche natura. Il problema quindi c'è sempre stato, continua ad esserci. Adesso chiaramente tutto è reso più facile e quindi è più semplice prendere dalla rete un'immagine facendo finta di considerarla di libero uso, perché la si può prendere con due comandi di tasti o con un colpo di mouse. L'episodio Very Bello al quale ha reagito Tao Visual di Roberto Tomesani lo conoscete, suppongo, ed è abbastanza esemplificativo di come anche a livello istituzionale l'ignoranza su quelli che sono i reali diritti d'uso di un'immagine è veramente preoccupante. Come fare? Cosa fare? Per quanto mi riguarda, io aderisco all'idea di flusso, quindi inserisco nella rete delle immagini che fanno certamente parte della mia produzione, che fanno parte delle mie serie, quelle che poi dopo vado a esporre o a pubblicare per mio conto o all'interno di altre progettualità, e so bene che quando le pubblico sulla rete, pur a bassa risoluzione, le lascio alla buona volontà di chi decide di non usarle in modo fraudolento portandomele via e basta. Però quindi praticamente per certi aspetti le lascio alla libertà e alla civiltà che non esiste degli altri, o almeno non esiste in qualche misura. Non metto tutto, metto delle immagini che posso tranquillamente far circolare, quelle più importanti, chiaramente sia per motivi miei o per motivi professionali, mi guardo bene da lasciarle a disposizione delle persone. O se le lascio, lascio quelle che sono già state sicuramente identificate come mie immagini, quindi quando vengono poi ritrovate da qualche parte sono le persone stesse che conoscono il mio lavoro che mi avvisano e mi danno la possibilità di farmi parte in causa per farle eliminare dalla persona che eventualmente avesse deciso di usarle in modo anonimo, facendo addirittura pensare che fossero sue. È una soluzione provvisoria, non credo che esistano soluzioni definitive di questo problema. Si tratterà di conviverci, di trovare delle forme che tengano conto anche di un passaggio epocale. L'immagine fotografica proprio in questi tempi è diventata parte di un flusso, un po' come può essere il suono, come possono essere delle performance attoriali. Sono cose che avvengono, che hanno un tempo, che durano, che vengono inserite in degli strumenti di comunicazione come i social e hanno un rapidissimo decadimento. Non sono più quegli oggetti che si tenevano in mano di carta e quindi in qualche modo, controllando l'hardware, controllando il supporto su cui le immagini erano inserite, si poteva in qualche misura tutelarle. Adesso abbiamo le stesse difficoltà che ha un musicista a tutelare la sua produzione musicale o un attore a vedere riproporre continuamente le sue attività attoriali senza ricavarne nessun compenso. Su questo punto ci sarà molto da riflettere. Penso che si tratterà di rinunciare a una posizione estremamente rigida della difesa dell'autore in sé come ente che sia l'unico detentore di un diritto alla produzione, ma si trovino delle formule di diffusione collettiva di questo diritto e di ritorno in qualche misura al singolo che ha dato avvio a tutta una catena di usi che poi sono andati magari molto lontano da lui e anche a sua insaputa. È un'ipotesi, la butto lì. Buona discussione e grazie a tutti voi per avermi ascoltato.